Come ogni anno, il team Visual Concept prova a migliorarsi costantemente, allo scopo di dar vita a una simulazione sportiva sempre più realistica. Con NBA 2K18, lo studio ha preferito concentrarsi sul perfezionamento di tutte le conquiste di gameplay effettuate lo scorso anno, introducendo però alcuni importanti cambiamenti nella modalità My Career. Esattamente come nella passata edizione, il focus principale della produzione è posto sulla fisicità degli atleti in campo. Grazie a un brillante uso del motore fisico e delle collisioni, i giocatori sono capaci di reagire in maniera molto più realistica agli urti e ai contrasti tra attaccanti e difensori. In NBA 2K18, Visual Concept ha raggiunto una serie di nuovi meccanismi corpo a corpo che si attivano durante gli scontri uno contro uno, dando vita a un duello piuttosto fisico e verosimile, che permette di sfruttare maggiori opzioni difensive e offensive. Sono state inserite anche nuove tipologie di passaggio e di tiro, che rendono decisamente più soddisfacente e complesso mettere a segno un canestro. L'ultima miglioria va invece ricercata nell'intelligenza artificiale dei compagni di squadra, che tendono a sfruttare maggiormente le spaziature e a eseguire gli schemi con più naturalezza e responsività. Lo stesso capita per le squadre gestite dalla CPU, le quali cercano di metterci in difficoltà con giocate più elaborate. Come abbiamo già accennato, la modalità carriera ha subito profondi ritocchi rispetto al precedente episodio. È stato introdutto, infatti, una sorta di hub centrale chiamato Vita di quartiere, che racchiude in sé gran parte delle modalità di gioco. Una volta iniziata la carriera e superato il breve prologo iniziale nei panni del protagonista, ci ritroviamo in un piccolo quartiere americano insieme a tutti gli avatar creati dagli altri utenti. Lungo le strade si possono scorgere diversi edifici che rappresentano le classiche modalità della serie, come la My Career, il My Park e lo Shop Online, riuniti in un'unica cornice free roaming più viva e piacevole da esplorare. Per raggiungere il fatidico livello 99 quest'anno, a differenza dello scorso capitolo, potremmo anche ignorare del tutto la carriera NBA e concentrarci solo sul gioco online. E questa è una soluzione che offre finalmente al giocatore la giusta libertà di cui aveva bisogno, senza obbligarlo a intraprendere percorsi prestabiliti e senza costringerlo a cambiare schermata per spostarsi da una modalità all'altra. Per quanto riguarda la carriera professionistica, una volta selezionato il match in programma verremo immediatamente teletrasportati allo spogliatoio del team, dove è possibile assistere ad alcune scenette dai toni particolarmente leggeri, in cui il protagonista cerca di conoscere meglio i suoi compagni di squadra e diversi membri dello staff. Visual Concepts ha permesso di abbandonare la narrazione lineare in favore di una più frammentata e sconnessa, priva dei toni più emotivi e coinvolgenti degli scorsi anni. Molto interessante è invece la gestione dei punti XP, che adesso vengono assegnati con più criterio, secondo le diverse azioni positive conseguite durante la partita o su qualsiasi campo online. Nel caso in cui vogliate giocare offline la carriera, non avrete accesso né al quartiere né a nessuna delle cutscene, limitandovi solo a giocare i match NBA in successione e a migliorare gli attributi del vostro giocatore. Venendo all'aspetto tecnico, i passi in avanti non sono stati notevoli, ma comunque avvertibili. Sono state modificate la fisica delle divise, ancora più curata e realistica, l'espressività dei giocatori e l'efficacia dell'effetto sudore. Altre migliorie sono state invece apportate alle presentazioni pre-partita, agli spettacoli di intrattenimento durante le lunghe pause nel match, allo show nell'intervallo e più in generale a ogni elemento che riguarda il contorno dell'evento sportivo, reso più spettacolare e coinvolgente. Per quanto riguarda le prestazioni, su PS4 standard non abbiamo riscontrato particolari problemi durante i match, salvo qualche sporadico calo di frame rate, mentre ci sono sembrati un po' troppo lunghi alcuni caricamenti per spostarsi da una modalità all'altra o per tornare al quartiere dopo una partita. Infine, nei match il titolo viaggia solidamente a 60 fps, per poi tornare a 30 durante le sessioni non giocate. Visual Concepts continua a inseguire la perfezione, presentandoci un titolo intenso, vario e divertente. Sul piano del gameplay, sebbene non ci siano state particolari rivoluzioni, abbiamo trovato l'azione di gioco più fluida e coinvolgente, con una maggiore attenzione riservata alla fisicità e alla fase difensiva. Molto interessante ci è sembrato anche il nuovo hub Vita di quartiere, che finalmente permette ai giocatori di poter migliorare il proprio atleta seguendo il percorso più affine ai propri gusti, senza alcun vincolo prestabilito. Ci saremmo aspettati però un po' più di sostanza per quanto riguarda la sceneggiatura della carriera in NBA, che risulta un po' troppo frammentata per poter coinvolgere al punto giusto lo spettatore. In ogni caso, anche quest'anno Visual Concept è tornato a segno da 3 punti, confermandosi ancora una volta il massimo punto di riferimento per le simulazioni sportive.